Sure, questa settimana, signori, è di nuovo in torre, back to back. Siamo sempre al solito posto, Hangar, con tutti i giochi dei guardiani a disposizione. Sure ci porta questa settimana. Ah, vedi, stavamo giusto parlando oggi della lente di Prometeo, di quanto era rotta. Ed eccola là, la lente di Prometeo, signori. L'arma che al momento forse non è tanto inutile. Ho visto ogni tanto qualcuno che ci prova ad usarla, regà. Però rimane comunque un'arma laser che è veramente off meta. Comunque, inferno prismatico. Spara un laser solare e genera un campo di calore che crea intensità mentre l'arma continua a sparare. Poi c'è anche rifrazione fiammeggiante. Le uccisioni con quest'arma ripristinano una porzione delle munizioni utilizzate nel caricatore della riserva, estendendo la durata del laser. Quindi potete sparare a più non posso con quest'arma. Insomma, questa rimane storica di quando uscì durante la maledizione di Osiride, che praticamente era l'unica arma che si usava in crogiolo perché era stra buggata. E poi l'hanno sistemata e insomma adesso è rimasta un po' lì in disparte insieme al cuore gelido, e si usa veramente molto, ma molto poco. Bighe di Orfeo. Madonna Ele, questa non la faccio sentire. Pessimo. Ti banno, appena finisco di fare Xur ti banno dopo che hai scritto sta roba. Frecce prodigiose, fornisce energia delle abilità per ciascun nemico legato da trappola mortale. Fare da Remebius, possiede più colpi. Questa la conosciamo tutti, insomma, è il pezzo che va per la maggiore per quanto riguarda il cacciatore da vuoto. Non funziona più, tra virgolette, come prima, perché è leggermente stata nerfata. Leggermente è stata nerfata più e più volte, quindi non recupera più tantissima energia dallo super come prima. Però un pochino sì, un pochino sì. L'unico problema è che ha delle statistiche veramente pessime. Oddio, in realtà per il caccia potrebbe anche andare bene. Mobilità 15, intelletto 15. Di certo con sto pezzo non fate le build 300 e compagnia bella, però qualcosina sicuramente esce fuori. Bastioni di Citan, molto simpatici, direi. Una delle esotiche che va per la maggiore sui titani in crogiolo. E tu e gli alleati potete sparare attraverso la tua barricata eccelsa, che ha una durata e una salute ridotta. Molto semplice, fate la barricata, li sparate attraverso e i nemici non possono sparare a voi, a meno che insomma non distruggono la barriera che ha energia ridotta. È molto fastidiosa perché di solito i titani, soprattutto nelle trials o comunque nelle comp, li mettono dove si, insomma, dove c'è di solito il primo scontro, lo spawn, e quindi diciamo che hanno, si prendono questo vantaggio. Quindi potete usarla nel PvP, è una che insomma è una di quelle esotiche che si usa parecchio. In PvE in realtà ha poca utilità, sinceramente. È sicuramente un'esotica che ha più utilità in PvP che altro. Poi abbiamo il cervo, siamo con lo stregone. Fornisce energia della fonte quando si è gravemente feriti. Dopo la morte crea una fonte curativa di breve durata sul tuo corpo, esanime. Qui necessitiamo di un rework, perché il cervo, nonostante sia forse una delle esotiche più fighe del gioco, non so se c'ho il decoro, non c'ho il decoro, ma è fighissimo, è completamente useless per quanto riguarda in game. Quindi purtroppo gli stregoni a sto giro non si prendono niente. Non ho visto le stats, le stats sono buone in realtà, 63, recupero 18, disciplina 14, intelletto 14, non è affatto male, però peccato per il pezzo che è un po' me. Io sinceramente, voi titani, i bastioni di Citan, se non ce li avete io li prenderei, perché sono molto utili in PvP, come vi dicevo. PvE per le bighe, solita storia, tanto ormai sono, ne avrò parlato tipo 30 volte. Il cervo invece lasciatelo lì dov'è, che non vi serve a niente, prendetelo solo per le collezioni. E la lente idem, collezioni, raga, collezioni.